Radio Zenith. E rieccoci, buonasera, bentornati, salotto Zenith. Eccoci qua, c'è una grida presenza, Alessio. Buon salve, sono tornato. È ritornato Alessio. Ecco, perché qua le persone compaiono e scompaiono, c'è il teletrasporto. Non è vero, eravamo in regia a giocare a 3-7 con sì, DJ Zenith. Ma non lo fai il percorso perché la lavi materializzata è qua. Certo. La tecnica, insomma. Alessio allora, è ritornato perché alla mia sinistra abbiamo l'onore e il piacere di avere il consigliere Giovanni Caruso. Ed è stato proprio adesso ad intervistarlo, ma lui ci spiegherà perché. Posso, Giovanni, vuoi introdurre tu? Intanto è un piacere vederti senza mascherina. Abbiamo ci siamo conosciuti noi mascherati in un'occasione dell'intervista dell'altro giorno. Tra l'altro in occasione di un progetto che è molto carino, che era questo della panchina blu della parità genitoriale. Sì, sì, devo dire che è stato... Intanto vi ringrazio, l'onore è mio. E comunque vengo qui ancora prima da consigliere comunale, da un piccolo commerciante della città che conosce bene cosa vuol dire, quanto è complicato oggi gestire, diciamo, un'attività. Dico questo perché ho sentito, insomma, se non ho capito male, qualcuno che dice, insomma, chi fa politica non sa cosa vuol dire. Io ho dipendenti, porto avanti, diciamo, anche tutta una serie di cose, quindi anche perché proprio questo consiglio comunale ha votato una variazione di bilancio dove ha messo 6 milioni di euro per le aziende. Già oggi circa 1000 aziende hanno preso 3.000 euro ad azienda, lo Stato ha messo 1.500 euro ad azienda, quindi a Messina è l'unico comune in Italia riuscito a fare delle cose. Ma probabilmente quando si parla tanto per parlare, ma lasciamo stare. Però lo sappiamo chi sei, Giovanni, sappiamo come tu dibatti per la collettività, per la comunità. No, ma è... sappiamo anche il tuo amore per la città, ecco, certo. Perché sei un nostro amico, ma soprattutto sei qua a Radio Zenith con noi, giusto Teresa? Eh sì, ma soprattutto sappiamo anche il suo ruolo, che da commerciante lui in tante situazioni, ecco, si è fatto avanti a difendere anche queste categorie, quindi sono d'accordo con quello che hai detto perché noi ti conosciamo bene, le battaglie le conosciamo però alcune le abbiamo fatte. Vorrei dirti una cosa, dico, io non spezzo lancia fuori di nessuno, però c'è molta rabbia da parte degli imprenditori, c'è una rabbia molto repressa che spesso magari porta un po' a andare fuori le righe, ma un amministratore attento lo capisce questo, no? E ti ringrazio per l'assist, io parlo in questo momento da piccolo imprenditore, c'è tanta rabbia, ma la soluzione non è la rabbia, oggi dobbiamo stare calmi, sereni, la mente lucida per andare oltre. Certo, la rabbia non ci risolve il problema, oggi ci risolve il problema una strategia, che in questo caso si tratta di resistere e forse dopo riusciremo a raccogliere i frutti. Speriamo. Non c'è alternativa, la rabbia resta... Anch'io a partita IVA, io le so, sono un medico. Ci capiamo. Quindi, ecco, però io, diciamo che i sanitari hanno avuto più... Anzi, sono stati i protagonisti, siamo stati i protagonisti di questa vicenda, no? Come? Però anche noi, se facciamo cassa, per una cassa sanitaria, però sempre una cassa è. E quindi, di riflesso, quando non gira l'economia, tutto il sistema crolla e quindi nessuno... può essere sopra le parti, perché siamo tutti parti in causa, no? E aggiungo una cosa che... e poi andiamo al no. Ma tu, tu puoi dire ciò è il bello del microfono, una volta che è acceso ce l'hai davanti, puoi parlare un po' di quello che ti va. Non è uno sfogo, ma a questo punto mi piace parlare, diciamo, liberamente. Considerate che il sottoscritto, rispetto al bando che il Comune di Messina ha fatto, dove concedeva i 3.000 euro ad azienda, ha rifiutato. Per consentire ad un'altra azienda di poter avere i soldi. Ma io questo non c'è bisogno che lo pubblicizzo, siccome non si capisce che chi fa politica non capisce le esigenze, io le capisco e ho anche ceduto quello che mi aspettava, ma siccome faccio anche politica... Questo ti fa onore, perché non sappiamo. Quindi io dico questo, sai perché? Per un semplice motivo, perché se ci dovessimo, chi ci ascoltava, e sono tanti gli ascoltatori, e tantissimi giovani che so che vi ascoltano, se dovessero rifarsi alle parole precedenti, sarebbero distanti dalla politica. Invece la politica è una cosa bella e va fatta e i giovani si devono avvicinare, noi li dobbiamo avvicinare, dobbiamo fargli capire che se sei meritevole la meritocrazia esiste. Però manca una cosa, io mi sono accorto, perché non è solo un mio pensiero, giusto Teresa, ne avevo parlato proprio ieri, cioè manca uno sportello, qualcosa, un organo preposto di ascolto per i giovani e per le piccole aziende. Dico, verrà, è nella mente dell'amministrazione questa cosa oppure è un atto privato, privatistico che viene fatto così, ad personam? Qualcuno allora, lo vuole aprire, lo apre per un'iniziativa propria. Allora, diciamo che intanto rispetto a quello che tu mi stai dicendo, teoricamente ci dovrebbero essere le associazioni di categoria. Sì, perché? Ne avevamo già parlato prima. Esatto, quindi le associazioni di categoria probabilmente sono già il primo filtro.
l'organo, diciamo, amministrativo, l'amministrazione, diciamo, già fa qualcosa, perché ci sono le commissioni anti-racket, c'è tanto sul tema. E oggi, per esempio, ci sono anche dei problemi che derivano da usura e tanto altro, perché tante aziende hanno grossi problemi, e hanno, sono iscritti al CRIF e hanno anche difficoltà di accesso al credito. I problemi che c'erano prima del Covid non sono andati in pensione con la pandemia. Esattamente. Quello che poi non si sta parlando di solito. Ma... quindi ci sono tutta una serie di problemi che sono enormi. Però quello che dico io, sicuramente la soluzione non è urlare, non è innervosirsi, oggi è calma, sangue freddo, affrontiamo il problema e proviamo a risolverlo, ma solo coesi. Giovanni, invece posso farti una domanda più approntata su quello che riguarda i giovani, perché io ho una percezione, io da sempre appartengo a una di quelle ultime generazioni che un po' ha vissuto la politica in maniera un po' più diretta. Io quello che noto, magari tu mi saprai dire meglio vivendola in prima persona, che c'è un allontanamento netto dei giovani, come ti parlo delle scuole, cioè, io ricordo che già cominciavo a interessarmi di politica in maniera sciocca, se vuoi, infantile, già dalle scuole medie. E alle scuole superiori già si cominciava a parlare di politica in maniera più articolata, si cominciava a capire, c'era educazione civica, per esempio, cosa che adesso un po' manca. È vera intanto secondo te questa percezione che i giovani si sono allontanati dalla dimensione della politica? È verissimo. E cosa si potrebbe fare quindi per riportare, perché sai qual è la cosa che normalmente dicono in strada, se tu pare, io di politica non ne voglio sapere niente perché sono tutti così, sono tutti gli stessi e compagnia. C'è questa sensazione diffusa, non voglio spezzare lance a favore di discussioni fatte precedentemente, ma come tu ben sai, quando si fa una discussione fra amici capita spesso che uno dice si infervora, o comunque escono fuori discussioni che non hanno un fondo reale. E allora, sì, ci mancherebbe altro, quindi condivido quello che dici. Nel mio piccolo potrei essere un esempio. Io ho iniziato a fare politica a 26-27 anni per un semplice motivo, perché praticamente tanti miei amici, tanti coetanei facevano semplicemente questo non va bene, quello non funziona, ma restava lì. Quando noi ci lamentiamo ma non facciamo realmente qualcosa per cambiare, io dico allora ci sta bene. Quindi probabilmente è anche scomodo, è difficile fare politica, perché chi non ha un cognome alle spalle, io certo, non sono figlio di politici, io considerate che ho perso mio padre e mio nonno a 19 anni, e so cosa vuol dire rimboccarsi le maniche. E, ho voluto inventarmi, fra virgolette, un ruolo politico che si è basato inizialmente con la fiducia delle persone, perché mi sono candidato al consiglio di quartiere da signor nessuno, e ho ricevuto, devo dire, tantissimi consensi derivanti probabilmente dal mio impegno nella mia attività. Perché devo dirvi che poi l'attività, per come l'ho gestita dai 19 anni fino a oggi, considerate che io stavo 10 ore al giorno in azienda, conoscevo certo tutti i clienti, quanto prendevano, cosa compravano, cosa volevano, quindi c'è un rapporto. E poi è la cosa bellissima di avere un'attività, un front office con cui puoi avere a che fare fisicamente con le persone. Cioè, quindi sotto questo punto di vista, quello che riguarda il fare avvicinare alla, diciamo, alla politica, fondamentalmente intanto provare a scommettersi su se stessi. Perché vedete che fare politica oggi ci vuole molto coraggio. Ah, sì. E per un giovane posso assicurarvi che non è semplice, perché io vi posso assicurare che qui fare politica, se non hai realmente le spalle grandi o tutta una serie di entrature, difficilmente la fai. Io la riesco a fare perché sono folle, parliamoci chiaro. Beh, ma d'altra parte, una volta si diceva che la politica era un dono che si faceva a tutti, quindi era un impegno personale che veniva fatto per tutta la comunità. E oggi possiamo dire che esiste ancora forse un po' di questa buona politica? Guarda, io posso dire a voce alta, con presunzione, che esiste. Io la faccio nel senso più nobile. E tanti, tanti potrebbero testimoniarvi realmente quello che faccio, come lo faccio, probabilmente anche in sordina. E l'esempio è la panchina blu, e ora poi ci riallacciamo. Teresa mi chiama, ma l'hai fatta tu la panchina blu? E l'iniziativa? Ah, sì. E poi devi dirmelo, ma a me interessa il risultato, non c'è bisogno di veicolare chissà che cosa. È vero, è vero. Ma questo è un esempio banale per come ragiono io, a me interessa la sostanza, le parole poi... Senti Giovanni, una cosa, ti faccio l'ultima domanda e poi passo la palla a Teresa. Sì. Allora, per parlare di questa iniziativa che è molto bella, allora... Sì. Soltanto una domanda che faccio a te, perché sei dentro la casa comunale. Come in questo momento di, chiamiamola morte, ecco. Ecco, è brutta dire sta cosa, ma in effetti se tu ti fai un giro a Messina vedi, non vedi una grande vita. Allora, le associazioni di categoria come parlano, che rapporto hanno con l'amministrazione comunale in questo momento? Ma allora, questa è una domanda che io posso rispondere, però fino a un certo punto. A me basta il fino a un certo punto. Esatto, vi dico fino a un certo punto, no, perché non voglio rispondere, perché io sono un consigliere comunale, l'amministrazione comunale con i vari assessori e il sindaco sono quelli che interloquiscono. Diciamo che realmente. Fai d'anticamera questa risposta. Sì, io esattamente. Allora, le interlocuzioni ci sono.
È chiaro che comunque interloquire col Cateno De Luca non è semplice, per tantissimi motivi. Non è una critica, perché Cateno ha tanti pregi, uno su tutti è l'essere decisionista, però questo decisionismo spesso cozza con quelle che possono essere le migliori soluzioni. Quindi probabilmente il dialogo c'è tra le associazioni e l'amministrazione. Secondo me non è un dialogo oggi che realmente produce quello che potrebbe essere il risultato finale, perché si potrebbero concertare meglio tante cose, si potrebbe dialogare meglio, ma parlo anche dei sindacati, stiamo attenti. Esatto. Perché in questi 2 anni e mezzo noi abbiamo fatto tante cose. Parlo per esempio della Social City, è stato l'esempio in cui si è provato a sterzare nettamente rispetto al sistema delle cooperative, che era enormemente più costoso rispetto alla Social City, con servizi anche più bassi, ma sì, anche lì il risultato si è raggiunto, ma ancora secondo me ci sono margini per realmente questo giocattolo definirlo. I risultati visivi ci sono a Messina. Io ho visto che comunque le aiuole, tutto, diciamo, i piccoli, come li chiamate voi, i cantieri, no? I cantieri di servizio sembrano funzionare. Sì, no, quello devo dire che l'amministrazione ha fatto un ottimo risultato, anche perché Messina è stata, se non erro, l'unica città in Sicilia ad avere finanziati per 2 volte i cantieri. Ah. Quindi in politica la burocrazia è vero che è lenta, però se poi lavori e produci e gli uffici lavorano, l'amministrazione lavora, questo è il risultato. Anche io passavo dal Nettuno, ho visto, ma guarda un po' che bello, guarda quanti fiori, quante cose, che pulizia. Sì. Ma poi per ora ci sono tutte le strade, cioè, se si passa dal centro è un cantiere unico, forse anche un po' approfittando del poco traffico. Ci sono quei segnali visivi di funzionamento della cosa. Si stanno facendo delle cose che sono normali, ma che in questa città erano strani, erano difficili, è vero. Diciamo che questa città dobbiamo farla tornare ad essere ordinaria. Ecco. Oggi sembra straordinario, ma fra qualche anno sarà normale, ecco. Ecco, perché questa è una bella risposta. Teresa. Allora, torniamo invece all'invito che è stato fatto proprio in virtù di quello che è accaduto giorno 19. Sì. Cos'è accaduto giorno 19? Perché noi ti abbiamo mandato il nostro inviato di Salotto Zenit. Sì. Vi ringrazio intanto per diciamo, la visita. Grazie a te sei intervenuto, scusa. Siamo noi che ti dobbiamo ringraziare. Io credo che intanto, e faccio una presa e poi andiamo al dunque, e non è una sviolinata, ma l'ho detto anche nell'intervista, essere riusciti oggi a rimettere all'impiedi Radio Zenit è una cosa straordinaria, ma lo è ancora di più in questo momento, perché oggi probabilmente ognuno di noi ha tanti di quei problemi, che mettere all'impiedi una radio forse è l'ultima cosa. Quello abbiamo fatto proprio in questo periodo, quindi con tutte le difficoltà. C'era una ascolta, non lo sa, ma se andate su www.radiozenit.it e aprite il video, c'è la faccia di Teresa che in questo momento era assolutamente convinta, ha detto sì, abbiamo fatto proprio un lavorone, l'abbiamo deciso di fare adesso e l'abbiamo voluto fare. E quindi avete fatto un regalo alla città, perché la radio è comunicazione, è tanto, e oggi è bellissimo. Oggi per esempio noi ci stiamo confrontando, stiamo parlando liberamente, ma probabilmente chi ci ascolta avrà degli spunti, rifletterà, ragionerà, capirà cosa è bello, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Il 19 marzo, che poi è la festa del Papa, abbiamo fatto una cosa che è fortemente simbolica, ma fino a un certo punto è stata collocata di fronte al tribunale una panchina blu, che sta a significare diciamo, il simbolo della bigenitorialità. La bigenitorialità in fin dei conti è l'uguaglianza di diritti e doveri fra il padre e la madre. Spesso ciò, diciamo, non avviene. Chi ci va di mezzo sono i bimbi, quindi la cosa più brutta, più grave qual è? Che fondamentalmente di questa guerra, perché spesso i rapporti si incrinano fra chi divorzia, chi ha dei problemi sono i bimbi, probabilmente loro, anzi certamente non c'entrano nulla. C'è una legge, che è la 54 del 2006, che fondamentalmente non viene applicata per come dovrebbe. Tanti tribunali vanno oltre. Non sto dicendo che sia sbagliato, diciamo, consentire di più alla madre, io dico creare un equilibrio e valutare chiaramente realmente quali sono le esigenze del bimbo e se il padre può avere la stessa, diciamo, come posso dire, forza nel gestire un bambino. Quindi quel senso di uguale tra la scritta papà e mamma rappresenta proprio questo. Sì, infatti c'è scritto cuore di papà uguale cuore di mamma, e devo dire l'associazione Genitori per Sempre si è battuta fortemente e io li ho affiancati. Dovete sapere che è la prima panchina blu d'Italia. È un risultatone. Messina è prima. Sì. Giovanni, sempre nell'ambito del progetto della panchina blu,
ha a che fare in qualche modo, perché io mi sono un po' informato, ma questa è un'informazione che non sono riuscito a trovare. Ho visto che in Italia, per esempio, abbiamo delle ferie di paternità che sono tra le più basse in Europa. Quindi addirittura, per esempio, se non ricordo male, in Svezia c'è la possibilità di prendere un anno di ferie, ovviamente diviso fra padre e madre in funzione anche della necessità. Questa legge copre anche questo tipo di richiesta, cioè di avere il padre che possa prendersi una licenza dal lavoro per stare a casa con i figli. Allora, nel dettaglio questo non lo so, devo essere sincero. Credo però che se la legge fosse applicata, chiaramente i diritti e i doveri devono essere uguali. Quindi devono essere paritari anche in questo senso. C'è purtroppo questo politicamente corretto che ci porta comunque a osservare questa smidollata regola del genitore 1 e genitore 2. Che purtroppo, dico, non lo so in base a quale concettualità vengono, diciamo, asessuati, diciamo, le figure genitoriali. La vostra iniziativa, in ogni caso, diciamo, rientra nel politicamente corretto o prende proprio, assurge le figure del padre e della madre come maschile e femminile? No, assolutamente no. No, lo faccio perché è uscito un articolo oggi su Repubblica che, diciamo, tutte le iniziative per la bigenitorialità devono essere soggette praticamente a questo genitore 1, genitore 2, questa concettualità astratta. Beh, in questa cosa nello specifico, scusate, io penso sia fatta proprio per i minori, che da questo punto di vista genitore 1, genitore 2. Non ho letto questo articolo, appunto lo leggerò. Sì, fatelo leggere sul Corriere o sulla Repubblica. Però ecco, personalmente, per come ho conosciuto i ragazzi della situazione dei genitori per sempre, diciamo, sono distanti da queste, diciamo, chiamiamole logiche. Ecco, loro hanno un unico obiettivo. Illogiche, prego. Illogiche, sì, appunto, hai detto bene, illogiche. Illogiche. Loro l'obiettivo che hanno è quello, appunto, di consentire ai bimbi, cioè chi deve beneficiare realmente dell'applicazione della legge sono i figli. I figli non possono essere le vittime di sbagli e di errori fatti da altri. Certo, quindi prettamente mirato, contestualizzato. Sì, esattamente. Teresa. Io volevo chiedere a Giovanni, perché tanto se non glielo chiedo lui non me lo dirà mai. C'è qualche altra cosa che è bolle in pentola per quanto riguarda il tuo ruolo da consigliere? Perché so che tu hai tante iniziative. C'è qualcosa che magari così la prossima volta arriviamo prima, l'articolo pubblicato. Ed è vero la telefonata, è stata esattamente così. Giovanni, ma è tu l'iniziativa della banca? Sì, tu ma potevi dire, ma io non, sai, io non sono per l'informazione, io lo faccio e basta. Non vi dico la telefonata successiva. Ale, ma tu arrivi all'appuntamento? Mezz'ora lui si è vestito, era a letto, si è vestito e è arrivato subito per fare questo. No, poi in realtà fortunatamente ci siamo riusciti a mettere d'accordo con Giovanni. Con molta calma. E l'abbiamo fatta con la tranquillità del pomeriggio. Esatto. Considerate che io non sono nel partito del sindaco, per intenderci, come qualcun altro è, però io sono il consigliere comunale che è stato più presente in aula e che ha votato tutte le delibere. Ma non le ho votate perché sono insieme a Cadeno De Luca, io sono un consigliere libero, le ho votate perché evidentemente ritenevo che per la città avessero una valenza importante, e sono tante. Considerate che noi, da quando, diciamo, nel 2018 inizia il mandato, siamo finalmente riusciti a votare i bilanci in tempi utili. Non votare un bilancio nei tempi utili, corretti, non è semplicemente una perdita di tempo. Certo, si pagano, certo, delle sanzioni care, certo, che sono soldi dei contribuenti. Cosa che è avvenuta in passato, mi pare. Ogni anno. Per quanto riguarda i progetti, dico ancora, è presto perché poi i progetti, per saperli alimentare, ci vuole del tempo. Sicuramente una cosa bella sarebbe esportare negli altri comuni la panchina blu, perché il problema è a Messina, ma ci potrebbe essere a Santa Teresa come a Rometta. Certo, dappertutto. Ma che poi viene, diciamo, diventa un progetto metropolitano questo, no? Sì, è chiaro. Quindi è ovvio che venga stratentizzata. E soprattutto senza, non ha un colore politico. Sì. Senti, ti faccio una domandina piccola e poi mi sto muto. Perché dopo questa domanda mi dovrò stare muto. Io sentivo parlare di una specie di, in passato, di una specie di chimera, no? Che volava. Che era una specie di animale con le ali, no? Che ovviamente volava, ogni tanto si posava là in consiglio, raccogliamo un po' di e volava. Dico, ma è stato fatto un quadretto a firma di questa chimera, no? Io non so di che animale si tratta. No, guarda, ci sono diversi, poi per ora si può parlare. Te lo posso dire io tranquillamente. L'animale di cui parli è esattamente l'animale che ha consentito al sindaco di fare tutto quello che la città oggi sta beneficiando, quindi noi continueremo a esserlo ancora di più. Chiaramente però il primo giorno in cui Cadeno De Luca tornerà in aula, perché dovete sapere che Cadeno De Luca in aula non viene da circa 2 mesi, così giusto per capirci,
perché la gente magari vede i social, vede il clip. No, beh, questo magari quando... sì. Come, c'è la gatta. Magari sta recuperando sonno, magari. Come no? Non lo so, però. Poiché questi asini hanno fatto tutte queste delibere, la città sta avendo dei risultati importanti, tanti risultati, economicamente soprattutto, perché stiamo anche abbattendo molto i debiti, un lavoro fatto bene. È chiaro che deve decidersi, perché se l'asino volante è utile a un determinato risultato... Che volino, insomma. Ma soprattutto quando tornerà in aula... Ma perché devono volare, per forza? Non possono strisciare? No, beh, ma lui è estremista, è chiaro. Ah, è una visione così, tipo quasi... come dire, no. Tipo Iliade, no? Esatto. Tipo Odissea. Se dovesse tornare in aula e quindi onorarci della presenza, perché sono due mesi, la città di saperlo, due mesi che in aula non viene, quando verrà probabilmente tutta l'aula uscirà. Quindi dobbiamo poi capire ma l'interesse perché, della città qual è. Ma perché, sì, io non, veramente mi dispiace che si creino questi stalli. Dico, ci auguriamo che ci sarà una maggiore comprensione, una maggiore collaborazione. Ma il problema è semplicemente uno. Consiglio Comunale di Messina, tanto maltrattato, non è fatto di sì signore. Il sindaco vuole di sì signore. In parte li ha trovati, però sa qualcuno. Sì signore, ognuno lo vede. Però dobbiamo proprio dare pure atto, perché per par condicio, ce lo devo dire, a parte che il sindaco De Luca è stato un ottimo amministratore. Anche non c'è una discussione. Ecco, e anzi lo dobbiamo ringraziare per il fatto di aver introdotto una nuova buona politica di amministrazione in questa città. Poi che ci siano nel consiglio degli stalli, degli stridi, ma si possono risolvere. Diciamo, non è ma il problema è un altro, che non c'è nulla di tutto questo, perché per aver votato quasi 2000 delibere in 2 anni e mezzo, parliamo che forse l'hanno fatto in 25 anni, cosa vuol dire? Che chi ha votato ha fiducia in questa amministrazione. Se poi però magari capita che anziché votarla in 24 ore la voti in 72 ore e quindi non sei un sì signore perché vuoi approfondire, spesso alcune delibere sono tornate indietro perché erano sbagliate e grazie a noi sono arrivate in aula e questo lo sanno in pochi, corrette per essere votate. Se però queste 48 ore devono catalogarti come asino volante, dobbiamo capire chi sta sbagliando. Ma deve anche capire che ci sono dei tempi radiofonici di diretta, quindi se non si rientra dentro determinati tempi poi si perde l'effetto scenico. Però guardiamo solo, dico solo questa, guardiamo solo il lato, diciamo, scenografico della cosa, no? Sì. Perché poi noi conosciamo bene, sappiamo che è un artista. C'è stata, secondo me, una forma, non dico, cioè una formalità che ha messo in evidenza determinati meccanismi sbagliati in passato. Dico, al di là del fatto che voi abbiate lavorato benissimo... Non tutti. Non tutti, dico, io parlo della Casa Comunale. Certo. Dico, il suo modus operandi è servito alla popolazione per prendere coscienza e anche per partecipare alla politica, perché poi alla fine in passato con gli altri amministratori non c'era questa partecipazione attiva se non per zone di ideologie e cose varie. No, ma guarda che quello io non so se dico... lo sottoscrivo, lui oltretutto lui, ma l'amministrazione utilizza molto bene i social. Esatto. Probabilmente c'è un abuso perché bisogna saperli utilizzare, però se ti faccio, per farti capire come ragiono io, allora se mi dovessi chiedere che voto dai all'amministrazione De Luca, io gli do tranquillamente 6,5-7. Guarda che la pagella è dignitosa, 6,5-7 è un buon voto. Il 7,5, dai, camatto. No, perché sarei il primo quadrimestre, ma nel secondo. No, ma non si può dare di più perché la maggior parte dei comuni in Italia hanno un voto che è tra 4 e 4,5. E comunque sui social, comunque, quindi è alto, se tu guardi in giro anche un po' gli altri comuni, i social non è che li abusano, ne fanno un largo uso, anche perché è giusto, diciamo, ti ripeto. Però faccio un esempio, tu dici la partecipazione, ma cosa gli interessa al signore che abita al rione del villaggio Aldisio che Cateno De Luca definisce asino volante un consigliere comunale? Cosa gli interessa il risultato? Questo sì, per la dinamica ecco. Lo porta poi a essere parte attiva. Dico, non guardiamo la forma, guardiamo un po' quello che sta attorno, il meccanismo del social, no? Sì. Per stimolare l'interesse pubblico bisogna anche gossipare un pochino. Come no? Ecco, perfetto. Ecco, forse rientra in quella logica, la sua è quella. Siamo perfettamente d'accordo, però il rispetto non deve mai mancare. Quello senz'altro. Ed è mancato
mancato tante volte. Ma non credo, che lui abbia nel cuore, insomma, però ci auguriamo che d'ora in poi ci sarà una maggiore colloquio, una maggiore collaborazione da parte vostra. Vorrei chiedergli perché, ad esempio, rispetto ancora il cartello attaccato. Quindi forse non vado lontano dal dire che c'è poco rispetto, ecco. Vabbè, ma vedrai. Vabbè, ma sono due mesi che non viene, l'avrà dimenticato. L'avrà dimenticato. No, no, ma lui va. Viene al comune, ma va nella sua stanza. E magari passando qualcuno gli dà la parola, non lo vede, magari con una mano si stacca. Ma che magari lo scotch poi si scoccia. Si scoccia pure lo scotch. Capiterà prima o poi, insomma. Va bene. Scusate, va bene. Se io mi metto nel mezzo, però ci sono dei tempi che stiamo proprio allungando moltissimo. Noi Giovanni lo vorremmo sempre qui, perché c'è Antonio che sta facendo i numeri dentro sta l'acquario. Sta facendo atterrare un Airbus con le mani. Sì. Sì. Allora, Salvo, in chiusura ringraziamo Giovanni, grazie, grazie per Giovanni. Le belle cose che ci hai dato, per tutti i messaggi positivi, perché tu lasci sempre messaggi positivi. Oggi positivo non si può dire. No, nel caso di Giovanni positivo nel volitivo, senso che lui è volitivo, una... volitivo. Bello, diciamo bello. Volitivo, lui volitivo. Ha sempre speranza, anche sì, quando sì, non, sì. Non c'è da sperare, lui è un uomo che dà tanta speranza, soprattutto per la città e per la comunità. Grazie. Giovanni, grazie, ci torni grazie. A trovare qui a Radio Zenith? Come no, sicuramente. E allora speriamo di rivederci quanto prima. Quando volete, per me sono un piacere. Dai, qualche giorno ve lo prestiamo per Tariglia. No, ce lo prendiamo per Tariglia. Va no? Bene, cioè... va bene. Allora sono le 20:30 e quindi dobbiamo giustamente chiudere per i tempi fonografici. E ci tocca a un certo punto. E ci tocca. Ringraziamo la nostra regia. A Giuseppe D'Angelo, D'Angelo. I due D'Angelo, alla regia, uno all'audio, uno al video, e ci andiamo poi sentarsi sotto Zenith per la prossima. Per la prossima. Per la prossima. Non si sa quando, noi arriviamo così. Grazie a tutti. A sorpresa. Radio Zenith.